Ciao amiche, bentornate sul mio canale. Allora, oggi andremo a realizzare insieme una campana. Allora, mi è piaciuta molto, sembra tanto difficile da fare, ma in realtà è facilissima. Siccome sta arrivando Pasqua e mi piace molto decorare la casa in ogni occasione, e allora ho deciso di fare questa campanella per adesso, magari più là ne faremo altri modelli. Per realizzare questa campanella ho preso questo filato, questa vicosa che ho presentato in un altro video dove ho fatto la mia farfalla d'uncinetto. Se volete vi metto il link giù e magari potrete andare a visitare il sito. È un filato molto bello e molto morbido. Io lo andrò a lavorare con il mio uncinetto numero 1. Eccolo qua, modificato perché io me li modifico a modo mio, magari per non farmi male dietro la mano mentre lavoro. Insomma, ho le mie fantasie, diciamo così. Cosa occorrerà? Allora, il filato, un bicchiere, un palloncino che io ho già gonfiato, che lo andremo a posizionare sul nostro bicchiere. Ci servirà un pochettino di cartoncino e la pellicola. La pellicola verrà messa. Allora, io questo già l'ho fatto perché la campana l'ho già inamidata per farvela vedere. Il cartoncino verrà ritagliato in base alla larghezza del vostro pallone. Nel momento in cui andrete a prendere misura della vostra campana, vedete? In base a come magari stringete un po' giù che si allunga un po' sopra, e poi andate a ritagliare anche il cartoncino. Vedete, io ho fatto in questo modo, ho messo il cartoncino e poi ho posizionato sulla mia campana per avere una, come si dice, una misura giusta. E la pellicola servirà. Anch'essa verrà messa su e bucata, fatto un foro al centro, così quanto è il foro del cartoncino. Servirà nel momento in cui andiamo ad inamidare con la colla la nostra campana, a non far incollare la campana sul cartoncino, quindi la proteggiamo con la pellicola, in questo modo. Per amidare potete andare a visitare sul mio sito il video dell'angelo, dove vi spiegherò passo passo, quindi è inutile magari farne un altro e ripetere le cose che già ci sono sul mio canale. Nel momento in cui andate a posizionare la campana, basta tirarla, stirarla con le mani, e poi una volta indurita avrete la vostra forma. Io per farla poi stare ferma la appoggerò in questo modo. Vedete? L'appoggerò su un bicchiere. E niente, allora iniziamo la nostra campana. Così. Eccola qua, ve la faccio rivedere. Io è un po' molliccia ancora di qua. Qua è abbastanza dura, quindi non veramente non succede nulla. Invece qui è ancora un po' molliccia, in quanto stando appoggiata sulla pellicola ci vuole un po' di più ad asciugare, ma poi una volta che ha preso forma la potete lasciare tranquillamente così. Allora, questo poi ci servirà un campanellino. Eccolo qua, vedete, di quelli piccoli piccoli. Poi vi mostrerò alla fine, quando andremo a realizzare l'altra campana, io vi farò vedere questa finita, come l'andrò a finire. Allora, partiamo con il nostro video. Come sempre, andiamo a fare il nostro anello magico. Nel nostro anello magico andiamo a lavorare 11 maglie alte. Allora, come inizio le nostre 3 catenelle. E altre 10, l'undicesima sarà sostituita dalle nostre 3 catenelle d'inizio. 3, 4. Chiudiamo il nostro cerchio magico e chiudiamo a maglia bassissima nelle prime 3 catenelle che abbiamo realizzato. Continuiamo lavorando tutte le nostre maglie doppie, cioè 3 catenelle d'inizio e nuovamente puntare nel punto in cui abbiamo fatto le nostre 3 catenelle e realizziamo la seconda maglia. Nella maglia successiva a fianco andiamo a lavorare nuovamente 2 maglie alte. Questo procedimento andrà fatto per tutto il giro, lavorando sempre 2 maglie alte in ogni maglia alta sottostante. Chiudiamo il nostro giro a maglia bassissima.
Terzo giro. Andiamo a lavorare 2 maglie alte, la prima sostituita sempre dalle 3 catenelle, seconda maglia alta, nella terza andiamo a lavorare una doppia maglia alta nella maglia sottostante. Nuovamente 2 maglie alte e 2 e una doppia maglia alta. Nello stesso maglia sottostante, ok, 2 maglie alte, una doppia maglia alta, cioè non doppia nel senso doppia, 2 maglie alte in una maglia sottostante, 2 maglie alte e nuovamente una doppia maglia alta lavorata lavorando 2 maglie alte nella stessa maglia sottostante. Fate questo per tutto il giro. Terminato il giro, chiudiamo a maglia bassissima. Quarto giro, andiamo a realizzare 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, di cui 3 sostituiscono la prima maglia alta, la quarta ci serve come stacco tra una lavorazione e l'altra. Saltiamo una maglia di base, nella successiva, vedete le catenelle, maglia di base, nella successiva lavoriamo una maglia alta. Una catenella, saltiamo una di base, nella successiva una maglia alta. Una catenella, saltiamo una di base, nella successiva una maglia alta. E questo lo andiamo a fare per tutto il giro. Chiudiamo nuovamente a maglia bassissima. Terminato il giro avremo 14 quadrati. Archetti, quelli che siamo andati a realizzare appena adesso. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Ora cosa andiamo a fare? Andiamo a realizzare 4 catenelle e una maglia alta, 1, 2, 3, 4 e una maglia alta in questo punto qui. Una catenella e una maglia bassa sull'archetto, cioè in questo qua. Nel successivo non andiamo a lavorare la maglia alta qui, ma bensì dopo la catenella una maglia bassa qui in mezzo. Così, una catenella, nuovamente una maglia alta. Andiamo adesso ad alternare sempre. Faremo una catenella, un quadretto e una maglia alta, scusate, un quadretto e una maglia alta, ok, nuovamente una catenella e una maglia bassa. E questo lo andiamo a fare per tutto il giro: una catenella, una maglia alta in quella sottostante, ok, una catenella e una maglia bassa. No, scusate, una, perché qua abbiamo fatto la maglia bassa al centro, quindi adesso andremo a fare il quadretto e andiamo a fare così. Poi nuovamente una catenella e una maglia bassa, quello a fianco, una catenella, una maglia alta, vedete? E si va a formare questo. Nuovamente una catenella e non andiamo a fare la maglia bassa, ma bensì la maglia alta, ed esce il nostro quadretto. E questo lo andiamo a fare per tutto il giro. Ecco qua, io ho finito il mio giro. Come vedete, io ho unizzato con un quadretto, finito con un quadretto, mi rimane un quadretto sottostante dove andrò a fare nuovamente la catenella e la maglia bassa, e nuovamente una catenella. Non andrò a lavorare la maglia alta perché ci sarà questa come maglia alta che mi farà di rifinitura, ecco. Ok? Eccoci qua, finito il giro. Abbiamo cominciato con 3 catenelle, 4 catenelle, una sostituiva, quella in mezzo
al nostro quadretto, una maglia alta, una catenella, una maglia bassa, una catenella, una maglia alta, una catenella. In mezzo qui non abbiamo fatto la maglia bassa, ma abbiamo fatto la nostra maglia alta, quindi è uscita la maglia bassa e il quadretto vuoto e così via, maglia bassa, quadretto vuoto, maglia bassa, quadretto vuoto. Ok? Ora andiamo a fare il nostro prossimo giro. Andiamo a fare 4 catenelle perché 3 è la prima nostra maglia alta, la quarta sostituirà la catenella che viene fatta al centro. 1, 2, 3, 4 catenelle, una maglia alta in quella sottostante. E uscirà nuovamente il nostro quadretto. Vedete? Ora andiamo a fare il nostro sesto giro. Cosa andremo a fare? Allora, come al solito, le nostre 4 catenelle, come vi ho già detto, e poi andiamo a fare nuovamente 4 catenelle, 1, 2, 3, 4 e puntiamo qui. Ok? Quindi non dove c'è la maglia bassa, qui, ma bensì subito sulla maglia alta sottostante. Allora, cosa andiamo a fare in questo giro? In pratica andiamo a lavorare un quadretto sul quadretto sottostante. Vedete? Un quadretto sul quadretto sottostante. Dove abbiamo lavorato la nostra maglia bassa, andremo a lavorare 4 catenelle. Ora dovremo lavorare una catenella e una maglia alta su quella sottostante. Scusate, io sono ancora raffreddata, mamma mia, sto raffreddore, non vuole andare via. Ok, vedete? Quadretto, spazio, quadretto. Questo spazio ci servirà nel prossimo giro per lavorare la nostra secondo il nostro secondo fiocchettino. Io chiamo questo punto, lo chiamo punto fiocchettino. Vedete? Allora, nuovamente 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, una maglia alta nella prossima, saltiamo la maglia bassa sottostante che abbiamo fatto nel nostro arco, una catenella che ci servirà per fare il nostro quadrato e così via per tutto il giro. 1, 2, 3, 4, maglia alta, catenella, maglia alta e così via. Ok? Quindi dove c'è la catenella, la maglia bassa sottostante andata a lavorare 4 catenelle. Dovrete terminare il giro in questo modo. All'inizio un quadretto, alla fine un quadretto, poi andremo a fare le nostre 4 catenelle e chiudere sulle prime 3 catenelle che siamo andati a fare. Ok, vedete già incomincia a prendere forma pian pianino. Settimo giro, 4 catenelle, 2, 3, 4, una maglia alta subito nella prima, nel quadretto, vedete? Questo è sempre il nostro quadretto che noi andiamo a fare. Poi 2 catenelle, 1 e 2. Ora andremo a rifare la nostra maglia bassa che abbiamo fatto prima in questo. Non nella catenella, ma bensì puntando di qua, estraendo poi il filo dietro. Guardate, è molto facile da fare, sembra complicato, ma in realtà si deve fare solo attenzione quando andiamo a lavorare gli archetti e le catenelle. Nel punto in cui ci sono le maglie basse, nell'arco sottostante, sopra dovremmo fare poi nuovamente le catenelle per creare il prossimo arco per fare il nostro fiocchettino. 2 catenelle, una maglia alta, formiamo il nostro quadretto con una catenella e un'altra maglia alta sottostante e questo lo andiamo a fare per tutto il giro. Nuovamente 2 catenelle, una maglia bassa, 2 catenelle, una maglia alta, una catenella, una maglia alta e questo lo andiamo a fare per tutto il giro. 2 catenelle, una maglia bassa, 2 catenelle, una maglia alta,
una catenella, una maglia alta, 2 catenelle, una maglia bassa nell'arco sottostante. Ok? Come vedete abbiamo quadretto vuoto, farfalla, quadretto vuoto, farfalla o fiocchettino. Andiamo a chiudere il nostro giro, come sempre, nelle due catenelle che abbiamo fatto sul giro sottostante. Giro numero 8, 4 catenelle, formiamo il nostro quadrato, 4, maglia alta, e nuovamente 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, saltiamo il nostro fiocchettino di base. E puntiamo nella prima maglia alta sottostante, si lavora una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Vedete? Il nostro quadrato, il nostro spazio vuoto, il quadrato, qui poi andremo nuovamente a fare il nostro fiocchettino. 4 catenelle, una maglia alta, una catenella, una maglia alta, e questo procedimento lo andremo a fare per tutto il nostro giro. Vedete, non sembra tanto difficile, ma in realtà è facilissimo. Basta dare attenzione a non saltare i nostri fiocchettini di base, sostituiti dalle catenelle. Si fa in un giro i nostri fiocchettini, nel prossimo si lavora nuovamente il quadrato per fare i nostri fiocchettini successivi. Ci vediamo alla fine del giro. Chiudiamo a maglia bassissima. Nel prossimo giro si cambierà il lavoro. Cosa andremo a fare? Andiamo a fare 4 catenelle, 1, 2, 3, 4. Una maglia alta tra le due, una catenella e una maglia alta nuovamente nella maglia alta sottostante. Vedete? Quindi andiamo a fare l'aumento per creare, vi faccio vedere, questo punto qui. Andiamo ad allargare la nostra campana. Ecco, ci siamo qui. Poi nuovamente 2 catenelle, la nostra maglia bassa. Allora, 2 catenelle, una maglia bassa, 2 catenelle, una maglia alta, una catenella, una maglia alta tra le due. Una catenella, una maglia alta in quella sottostante. Quindi adesso, da adesso in poi, il nostro quadrato non verrà più lavorato. 2 catenelle e una maglia bassa. Questo procedimento lo andremo a fare per tutto il nostro giro. Una catenella, una maglia alta, una catenella e così via. Ok? Arrivati alla fine, facciamo nuovamente il nostro archetto, il nostro fiocchettino, 2 catenelle e sempre la nostra maglia bassissima per chiudere i nostri lavori. Ora cosa andiamo a fare? 4 catenelle. Ok, 1, 2, 3, 4. Andiamo a puntare nella maglia in mezzo che abbiamo fatto prima, qui. Poi andremo a lavorare 3 catenelle e andremo a lavorare un'altra maglia alta nella stessa maglia che siamo andati a lavorare ora. Vedete? Una catenella e una maglia alta subito a quella successiva. Così.
Così siamo andati a fare una V. Vedete? Nella maglia e mezzo siamo andati a fare una V. Ora andiamo a fare 3 catenelle, 1, 2, 3, e procediamo in questo modo per tutto il giro. Allora, una maglia alta nella prima maglia alta sottostante che si presenta, una catenella, una maglia alta tra le tre, in quella in mezzo una maglia alta, 3 catenelle, nuovamente una maglia alta nella stessa maglia, ok? Una catenella, una maglia alta. Ok? Maglia alta, una catenella, maglia alta in quella in mezzo, divisa da 3 catenelle, nuovamente una maglia alta nello stesso punto di base. Una catenella, una maglia alta, 3 catenelle e procediamo in questo modo per tutto il nostro giro. Chiudiamo il nostro giro, maglia bassissima. Ci picchia, ho tirato molto il filo e non sto riuscendo a chiudere. Ecco qua, fatto. Allora, ora cosa andiamo a fare? Andiamo a lavorare il nostro undicesimo giro. Facciamo 1, 2. 3, 4, una maglia alta. Ok, una catenella, una maglia alta nell'arco. Allora, 3 catenelle, una maglia alta a fianco, una catenella, una maglia alta nell'arco. Ok, una catenella. Una maglia alta su quella sottostante, una catenella, una maglia alta sulla maglia alta sottostante. Allora avremo 5 maglie alte divisa ognuna da una maglia ba da una catenella, scusate. Ora andiamo a fare nuovamente una catenella, una maglia bassa nel nostro arco. Una catenella e nuovamente le nostre 5 maglie suddivise tutte da una catenella. Catenella, maglia alta, catenella, maglia alta nel nostro arco sottostante, catenella, maglia alta, catenella, maglia alta e così via. Ora andremo a fare catenella, maglia bassa per fare il nostro fiocchettino. Catenella, maglia alta. Questo giro è veramente semplice. Ok, e così Ma con andremo a 4 catenelle realizzare una maglia alta. Due catenelle. Una maglia alta. Allora, una, due e tre. Prima avevo detto una, invece sono tre che dobbiamo andare a lavorare tutte insieme. Poi nuovamente 2 catenelle, una maglia alta, nuovamente una catenella, una maglia alta. Vedete? Ora cosa andremo a fare? Andiamo a fare una catenella, saltiamo questo di base e andiamo a fare nuovamente una catenella qui, quindi non dove abbiamo lavorato la maglia bassa, ma bensì a fianco. Ok? Nuovamente una catenella, una maglia alta, 2 catenelle, andiamo a lavorare nuovamente 3 maglie alte, 1, 2, e 3. Stacchiamo nuovamente con 2 catenelle, 1 e 2, una maglia alta, una catenella, una maglia alta. Ok?
Vedete? Una catenella e andiamo a fare questo procedimento per tutto il giro. E ora andiamo a lavorare il nostro ultimo giro. Cosa facciamo? Andiamo a lavorare 5 catenelle, 2, 3, 4, 5, saltiamo questa maglia, andiamo in quella successiva e facciamo una maglia alta. Una catenella, qui andremo a lavorare 3 maglie alte, 1, sempre nello stesso punto, 2, 3. Ora andiamo a fare un pippiolino, 1, 2, 3 catenelle, ok, puntiamo prendendo le nostre maglie così e andiamo a fare la maglia bassa. Allora io lo faccio in questo modo, magari se voi lo fate in modo diverso lo fate a vostro piacere. Nuovamente nella stessa maglia di base altre 3 maglie alte, 2 e 3. Ok, ora andiamo a fare nuovamente, dove sono una catenella, una maglia alta, ok, ora andiamo a lavorare 4 catenelle, 1, 2, 3, 4 catenelle, saltiamo questa di base come abbiamo fatto in questo punto dell'inizio, vedete ce n'è due, questa l'abbiamo saltata, saltiamo questa, lavoriamo una maglia alta ma mezza chiusa, puntiamo, cacciamo il filo e lasciamo 2 maglie sull'uncinetto, ok? Nuovamente prendiamo il filo, puntiamo in quella a fianco, facciamo, estendiamo il filo, cacciamo la prima maglia e ora andiamo a chiudere le 2 maglie insieme. Nuovamente 4 catenelle e andiamo, questa la saltiamo, andiamo a puntare nella prima. Facciamo una maglia alta, una catenella e nuovamente 3 maglie alte, il nostro pippiolino e nuovamente le 3 maglie alte. 1, 2, 3 catenelle per il pippiolino, puntiamo, facciamo la maglia bassa. E nuovamente 3 maglie alte nello stesso punto. 2, 3, una catenella, una maglia alta a fianco e questo lo andiamo a fare per tutto il giro. Vedete? Questa poi una volta che andiamo a dinamitare esce una cosa bella tirata e questi pippiolini escono fuori dalla nostra campana. Ok, procediamo così per tutto il giro e poi ci rivediamo alla fine. Nel chiudere andiamo a lavorare nuovamente una maglia alta qui, lasciando questa che andremo a finire così in questo modo. Allora andiamo a lavorare questa maglia alta non chiusa e puntiamo semplicemente qui e chiudiamo tutto insieme e avremo la stessa chiusura come negli altri punti. Bene, il nostro lavoro è terminato, ora tagliamo il filo, poi mi raccomando non dimenticate di fissare all'interno, anche se questo lavoro andrà inamidato, indurito con la colla, quindi non è un problema. Io lavorando con la varicosa devo fare molta attenzione perché la si deve fermare, altrimenti poi, come in questo caso ora, vedete, scappa perché è molto liscia, e dobbiamo fare veramente attenzione. Altrimenti il nostro povero lavoro va via. Vabbè, io lo andrò a fissare poi dopo. Ora cosa andremo a fare con scusate, il bicchiere che vi ho fatto vedere prima. Dobbiamo andare a fare questa semplice cosa. Allora, il palloncino, vedete un po', magari allargate prima il vostro lavoro, lo appoggiate sul palloncino, ok? Una volta ben posizionato, ecco qua. Prendete più o meno misura di dove va a finire la vostra campana, ok? Magari con il dito stesso. Estraete la campanella, fate il buco, magari fate più prove. Io ho fatto prima un piccolo buco e poi man mano ho allargato. Puntate qui, vedete? A me va giusto giusto. La stessa cosa, poi prendendo un po' di cellophane,
la mettete su in questo modo, e poi andate a fare il miscuglio di cogliacqua, che lo troverete sul mio canale YouTube sotto il video dell'angelo, all'ultima parte credo stia, e poi andate a fare, una volta che avete immerso il lavoro nella colla, lo andate a posizionare per bene sul vostro palloncino, ed ecco qua finito. Non vi preoccupate se non esce, perché una volta che incomincia a indurirsi il lavoro, lo potete tirare in questo modo, quindi poi la forma verrà in automatico. Vedete, anche adesso senza colla la forma c'è già. Ecco qua, questa è la nostra campana, vi ho fatto vedere anche il modo in cui la inamido io, poi magari se voi avete dei modi particolari diversi la fate a vostro modo. Io dico come faccio io, logicamente, come dico sempre, l'uncinetto è creatività e ognuno crea a modo suo. Allora, un'altra cosa che vi volevo far vedere, io vorrei mettere una campanella all'interno di questo, eccola qua, non trovavo la campanellina, volevo mettere una campanella all'interno. Allora, cosa andrò a fare? Andrò a passare il mio filo nel foro dei campanellini, ecco, in questo modo, ok? Tiro un po' il filo, faccio un nodino. Ok, e ora vado a fare delle catenelle, non so quante perché lo sto facendo ora insieme a voi. Allora io prendo anche il filo sottostante, giusto per mantenerlo un po' più fermo. Non ci picchia. Ecco qua, fatto. Facciamo il giro. Mi è uscito un po' più su, ma non è un problema, tirando il filo normalmente dovrebbe accorciarsi un po'. No, non si accorcia, vabbè, lasciamo così, non è un problema, magari lo potete rifare, aprite nuovamente e fate nuovamente il giro della prima maglia. Ecco, ripeto, questa cosa è molto liscia ma è bellissima, ragazzi, ha una lucentezza eccezionale. Ecco, fatta la prima catenella, io separo il filato e faccio più o meno, magari ne conto 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Credo che sia corto. Tenete conto che io lo metto sopra, così sì. Andiamo a fare altre 5. 1, 2, 3. 4, 5, vediamo un po', sì, ok, 5, 6, ok, andiamo a tagliare il nostro filo, lasciatelo un po' più lungo perché il filo poi ci servirà per cucire la nostra campanella all'interno, ok, ago e filo, e ora a vostra scelta di come lo volete fare, basta posizionare la campanella all'interno. Ora lo volete fare, io lo sto facendo dopo inamidato, magari voi se lo volete fare prima non è un problema, ma io ve lo consiglio dopo. Cosa andiamo a fare? Semplicemente puntiamo dentro, ok, io passo il mio ago, lo prendo di sopra e lo vado a cucire, vedete? Io la finisco di cucire e poi ve la faccio vedere. Cari, io ho finito, ve la faccio vedere. Allora, io ho fatto anche, sono 20 catenelle sopra, magari se lo volete appendere così, e ci ho messo anche una perlina giù. Quindi a voi la scelta poi tipo come renderlo diverso. Ho fatto quelle catenelle che vi avevo detto con il campanellino giù, ed ecco qua la nostra campana è finita. Spero che vi sia piaciuto questo video, e mi farebbe piacere magari se lo condividete, lasciate un like, un commento. Vi lascerò anche la mia pagina Facebook,
dove pubblico, le offerte giornaliere quasi tutti i giorni e le offerte del martedì, dove ci sono delle occasioni di filato veramente molto molto convenienti. Vi lascio, vediamo un po' il prossimo progetto, se sarà nell'argomento di Pasqua o quant'altro, vediamo un po', ma secondo me andrà sempre sulla Pasqua. Abbiamo ancora un po' di tempo e vi propongo qualche altro lavoretto per Pasqua che ho già in mente, sinceramente. Ok, come vedete la mia campanellina stamattina ve l'ho fatta vedere, non si era ancora del tutto indurita, invece adesso sì, è molto molto stabile. Ok, vi saluto, un abbraccio a tutti e a tutte e ci vediamo al prossimo video. Ciao!